fondo Italia, ad Anterselva, con il primo maresciallo Francesco Berlendis, direttore del Biathlon dell'Esercito. Un primo giudizio sulla preparazione estiva. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. La preparazione estiva è andata, diciamo, come da programma. Abbiamo fatto diversi periodi proprio qui in Alta Pusteria, esattamente a Dobbiaco e anche qua ad Anterselva durante l'estate, altri periodi a Courmayeur in sede del Centro Sportivo Esercito. Tutto è andato regolare, i ragazzi sono carichi, adesso siamo qua per il primo vero appuntamento della stagione, per vedere un po', per testare un po' i motori, per vedere un po' a che livello siamo e rispetto anche ai ragazzi degli altri corpi militari e quelli delle squadre nazionali. Quanto sono importanti questi appuntamenti e quanto sta diventando importante la preparazione sugli ski roll per voi? Diciamo, la preparazione estiva è fondamentale perché è la base poi per l'inverno. Questo appuntamento è importante per prima cosa perché è comunque si assegnano delle medaglie, si assegnano i titoli, quindi sono gare che contano sempre. Poi è importante per noi capire un po' a che punto siamo anche con la preparazione e abbiamo da qui in avanti ancora tutto il tempo eventualmente per correggere il tiro, per aggiustare eventuali piccoli accorgimenti che potremo prendere. Gli obiettivi per questa stagione è comunque pur sempre stagione olimpica, quindi anche per voi è molto importante. Esatto, noi abbiamo come squadra di sede abbiamo 4 ragazzi senior e 1 junior. L'obiettivo nostro è con i senior riuscire ad inserire il più possibile 1, 2 o più in circuito di Ibu Cup. Eventualmente pensiamo anche alla riserva per le Olimpiadi, visto che vanno 4 più 1 là, i maschietti. E lo junior, l'obiettivo principale è il campionato mondiale junior.